E allora invece per noi? Ma meglio per loro. Dici? Dico. E perché? Ah, così se ne vanno al ristorante a mangià. Mangiano? Pavene. E poi ricere. Grazie. Vanno a casa. Se coccano. Pregano. Pregano. Ricim. Ricim. Se fanno la roccia. E a modo loro ricero. Grazie. Se scendono. Guardano cielo. Guardano sole. Sì, ci sta. Sì, no, è nuvola. È nuvola. A seconda la scormata. Ecco. E che dicono? Grazie. Pozzi priminto bagno. Bagno. Grazie. Marai c'è la roba spesa. Una volta. Marai vinta la roba spesa. Una volta. Marai c'è la roba spesa. Tieni. Grazie. Ma te meglio, io ne schierate con uno solo senza luce. Che succede? Dite allo matto. La testa mia con un sorriso per baratto. Allora, voi sapete la stanzione della terra che ha già comandata per tanto tempo? Però che sono distrutta e stanca e vedo la morte sempre più vicina, ho deciso di me sfugliare da ogni comandazione. E volevo a spartere la terra per tre parti. Tre capa. Tre figlie. Grannoni e pastori. Già maritata. E la creatura. Cordelia, che te ne prata niente pronto per mi fa felice la terza volta. Sì, ma già sura. Lo marito mio ha da sapere che si piglia la metà dell'amore, re dovere. E di gioia mia, perché io non mansura per voler bene solamente a voi, padre mio. Ma so parole sincere che si toglie. Ah? Eh? O so frutto e ci ha marciuto da una frannasina? So parola sentuta. A così giovani e a così anima. A così giovani e a così sinceri. Io loro dire che non dopo sta sincerità! Tasacciate. Passeranno sulle pochi giorni. E o fate poi e già sarà da l'orna. La stuona. Tanta pratese. Spasmo! Ah, brutti sorpresa! L'orrega non è più re, non è più buona! E le cose non saranno più come sono! E cose non vanno essere più come sono! Basta! Lo temporò! Lo sogno me l'avevo preannunciato. Non è la parvenza. Era Liara. E mo gente. A casa non si mi ha ben voluto. Ah, doia, ti sta scoppiando temporale. Metti la cattiveria senza coscienza del cielo. La cattiva coscienza delle figlie mie. Ma dove se ne va, mo? Lasso io. Lo tempo suo l'ha fatto. Mo tocca a noi. E si tornasse ancora più arraggiata? Noi qui prima mettiamo fuori la porta. Chi l'uomo è sempre padre nostro. Ringraziamo la Santissima Trinità che ci sarà da San Gennaro per padre e protettore di sta città. San Gennaro, mio potente, prega Dio per tanta gente. San Gennaro, mio protettore, prega Dio, nostro Signore. San Gennaro, mio potente, prega Dio per tanta gente. San Gennaro, mio protettore, prega Dio, nostro Signore. Aspetta. Noi abbiamo raccontato la nostra storia e tu sei stato bello bella a sentire. Mo tocca a te. Ah, foresta, che vuoi sapere? Che vuoi sapere? Io? Tu. Io veramente non posso. Vuoi sapere come sia diventata parente? Essa. Eppure lui. E la vita romanica curiosità, perché io non posso dire. Perché? È un segreto? No, non è un segreto. È solo che in questa storia sto cercando di mascurdare. Perché sa diventa devoto per tante ragioni, ma mai per un fatto così grosso. E che la cosa si fa interessante. E contiamo.
Se ognuno è vuoi verso un parente, d'amore, pure io verso mio. Solo che io non voglio. No, è mole a contare, non ci può fare mania così. E chiam, conta, sino che se c'è da morte e se fa tardi, e chiam. È permesso? Sono un guaglione rubato. È permesso? Mi è arrivato. Ma perché l'hai già fatto tardi? Mi chiedo scusa? Tu non hai vista stacca. Scusate, forse non è caga già consegnare questi quattro caffè. L'ultimo quattro caffè. L'ultimo? Vabbò, l'ultimo era la madonata, perché poi tengo pausa. Ah, a pausa, sei lettere. Sapete, io avessi già mangiato, però può darsi che mi esce un lavoretto. Il caos.